Buongiorno ragazzi e benvenuti su Music Air e soprattutto sulla piattaforma Planet Drum, che ospita e soprattutto dà il benvenuto a Derek Wilson, che è un amico storico di Planet Drum e mio personalmente. E sono il primo, giusto, a essere qua dentro? Esattamente, è il primo ad essere qua dentro. Perché dice questo Derek? Perché noi siamo negli studi di Planet Drum, i Planet Drum Studios, che sono stati inaugurati, ma in realtà no, e li stiamo inaugurando adesso con voi, perché li abbiamo appena aperti e siamo ancora in fase di organizzazione. Derek anche ha avuto modo di vedere e lui è il primo che siamo onorati di averlo come ospite, ed è il primo che lo inaugura. Piacere mio, assolutamente. Derek, noi siamo qui, abbiamo organizzato anche un evento fieristico virtuale, si chiama Music Air, che è un evento in Italia, siamo i primi, e quindi abbiamo pensato di dare questa opportunità alle aziende, agli artisti, di continuare a mantenere un contatto con il pubblico. Ok, ma è totalmente online questa cosa allora? L'online è molto particolare, deve essere sentito. Purtroppo qui in Italia ancora non abbiamo questa mentalità, perché abbiamo visto che ci sono stati degli eventi che non hanno avuto tutta questa risonanza, perché sappiamo tutti che la musica prevede, e tutti quanti preferiamo ovviamente il contatto, toccare uno strumento, suonarlo, lo sappiamo tutti che questo è quello che vogliamo e noi siamo i primi, ma non avendo alternative, forse l'unico modo per avere Derek che sia in linea a suonare, ad insegnarci la tecnica dello strumento o anche a farci una chiacchierata, l'online ci permette di farlo anche a distanza. Sì, vero, vero. Io feci parte del... credo che era il primo cosa totalmente online, che era NetEd, da Giant Stadium di New Jersey, credo Wembley a Londra e qualche posto in Svizzera. Io stavo con Zucchero al Giant Stadium di New Jersey con sacchi di artisti, tanti. Quello si chiama NetEd. Già, sì, 99. Stiamo parlando di quando è nato Planet Drum. Noi siamo nati nel 99, quindi abbiamo pensato questa cosa. Loro già lo facevano, ma stiamo parlando di altre strutture, ovviamente. Chiaro, chiaro. Sì, altri. Quel giorno conobbe Will Lee, bassista, che mi ha parlato del suo gruppo facendo cover dei Beatles, pensate. E poi ho conosciuto Quincy Jones, Meryl Streep e un sacco di altri, anche altri musicisti là dietro, eccetera. Tu mi raccontasti tempo fa che è stata un'esperienza questa con Zucchero che ti ha entusiasmato tantissimo, ti sei trovato molto bene. Sì, mi ha permesso di fa parte di una cosa veramente internazionale. L'ho sempre desiderato e per quei 4 anni lì, quanto è durato, fu proprio così. Sì. Ascolta, io Derek non ha bisogno di presentazioni, lo conosciamo tutti, per la sua tecnica, per il timing. Chiunque volesse cimentarsi a lezioni con Derek e volesse approfondire la professione del musicista, del batterista, sicuramente con lui avrà un grande insegnamento. Non sono io soltanto a dirlo, noi ti conosciamo tutti, ma Francesco De Gregori in un'intervista ha fatto una dichiarazione e la leggo, la cito: Derek Wilson è stato un batterista che ha cambiato il modo di suonare di molti batteristi italiani. Credo che questa sia una certificazione assoluta. Bello, grazie Francesco, bel complimento. Senza parole. Sarà vero? lo è, appunto, l'ho voluto citare perché leggendo questa intervista, conoscendoti, di certo siamo noi a dirti queste cose, noi del settore, ha un effetto, è come farle dire o sentirle dire da un artista di grande livello come De Gregori, e sicuramente fa un altro effetto. Certo, bello.
sono rimasto un po' così, è bello questa cosa. È una grande testimonianza. Tu a quei tempi, tu sei venuto, facevi parte di insieme a Dave Summer, Douglas Micken, esatto. Era tutto l'entourage dei Primitives, o sbaglio? No, era un gruppo che si chiamava Godfather, che pescava tra i musicisti britannici rimasti qui dopo che molti erano tornati a casa, perché il musica da vivo in Italia stava in difficoltà. E invece stava partendo tutto quello che era il cantautore, eccetera, il lavoro in sala di incisione. E fu in quel periodo lì mi ha messo su questo gruppo qua, perché siamo britannici, mettiamo su gruppi, è proprio nel DNA. E sì, Dougie, Mick Brawl anche, Mike Fraser, Dave Sumner, sì. Voi vi siete stanziati sostanzialmente nella RCA e lì voi suonavate, e a volte sia nei provini sia nei dischi, e quindi è stato un po' con tutti, proprio perché eravate il riferimento della RCA. Beh, l'amico Tony Mims, che era un ragazzo scozzese, arrangiatore, un talento musicale molto giovane, ha cominciato a fare diversi arrangiamenti per l'RCA. E mi chiamai per fare un brano per Nada, questa era, no, credo che sì, la prima cosa che fece in Italia. Il brano si chiamava Gelosia, e c'erano due o tre degli elementi dei Camel notturno. C'era pure Alex Ligerwood, perché poi andai in America a cantare con Santana per 14 anni. C'era anche Alex a fare il turno. E da lì poi ti chiamano per un'altra cosa, poi un'altra cosa. E lì a poco poi ho fatto il disco che era Teores Campus, che era di Antonello e Francesco insieme. Però non lì dentro, in un'altra sala, perché l'RCA era pieno, penso. L'RCA, cinque studi tutti pieni. Tanto è vero che poi il primo disco di Cocciante l'abbiamo fatto di notte. Il turno cominciava a mezzanotte fino alla mattina. Perché gli studi erano pieni, appunto. Che bei tempi. Sì. A quei tempi, oggi le cose sono cambiate tanto, ma tu con i Fluido Rosa dal 1993, se non sbaglio, ancora suoni. Io ho visto, stai suonando anche in questo periodo. Sì, stiamo facendo un disco nuovo, il terzo disco. No, sì, il terzo. Questo sarà forte, eh? Sì, questo i brani sono forti, questo giro. C'è veramente un scatti di qualità. Beh, mantenere 90, cos'è, 30 anni, più circa 30 anni di attività con la stessa band, dico, siamo quasi ai livelli di Pooh. Sì, beh, ci divertiamo, sì, forse perché c'è stato anche, non c'è stati mai stati in tour. Quello che può logorare una situazione, no? Abbiamo sempre fatto, ahimè, poche date, allora la cosa, forse anche per quello. Però è sempre, non saranno grandi palchi, grandi tour, ma è sempre una bella soddisfazione. Comunque, è sempre, abbiamo suonato quando era, sì, ma quello prima, il mercoledì, hanno suonato al Geronimo, fantastico, veramente bella serata. Tu con i Fluido Rosa
utilizzi i Pink Floyd, l'elettronica dei Pink Floyd è molto, molto importante e fondamentale. E tu con Venditti suonavi l'Octapad, ancora mi ricordo. D-drum. Esattamente, c'è molta elettronica in questo. Per un batterista moderno, avere ormai questo feeling con l'elettronica credo sia fondamentale, visto che sono venuto anche al tuo studio, insomma. Sì, secondo me sì, devi, anche se non hai intenzione di usarla, sapere come funziona, nel caso ti chiedono di usare qualcosa, sì, direi di sì. Tant'è vero che io sto riprendendo in mano le batterie elettroniche per programmare, perché mi sono divertito in passato a usarle, a fare qualcosa così. Con un grande riserva però, devo dire, che l'acustica è imbattibile. Il difetto dell'elettronica, per quanto può essere programmato bene, quando l'hai sentito una volta, l'hai sentito, perché non ci sono cose che scopri la seconda, terza, quarta volta, che scopri sentendo la musica vera suonata. E lì l'elettronica ha un limite. Manca l'aspetto umano. Esatto, esatto. Esiste lo humanize, addirittura hanno inventato, no? Nell'elettronica, per rendere qualche errore. Sì, però sì, sicuramente poi sono arrivati i livelli che ancora io ignoro, insomma. Però il fattore umano nel suonare per me è fondamentale. Ho perso uno degli esempi ultimamente, il grande Charlie, che io ascoltavo Charlie, ho analizzato un po' Charlie, e quando cercavi di suonare appresso era un tiremolo continuo, molto affascinante questa cosa. E quando, perché avevo anche un, diciamo, multitraccio di quello disponibile, che era Gimme Shelter, nel quale potevi alzare la batteria o addirittura chiuderla in ascolto. Allora ho provato a fare così, che per poter suonare con loro faccio un click. Allora ho suonato un campanaccio insieme a loro e lì la noti proprio che tirano avanti, poi decelera, poi di tiro. E quella cosa, forse l'abbiamo dimenticata come farla, è fondamentale, è fondamentale. Negli anni 90 ci hanno tolto questa necessità, questa bellezza, sì, della musica, che tutti quanti, quante volte ascoltiamo i brani dei Beatles, Ringo Starr era un'altalena continua. Ma non solo, ma anche tantissime delle prime cose di un grande gruppo come Steely Dan, eccetera, eccetera, non usavano i click, già. Non c'era il click. Nei primi anni, fino a, forse gli anni, come dici te, anni 90, gli Steely Dan non avevano il click. Loro facevano, l'hai detto anche nel libro di Jeff Porcaro, facevano ripetere le cose molte volte. Non ho mai parlato di click track. Anzi, Jeff odiava l'elettronica proprio senza riserva, proprio parlava a zero proprio. E oggi senza non se ne può fare, non si può stare. Quello che stiamo dicendo magari si riscoprirà. Però quell'altra cosa bisogna saperla fare. Io sono venuto a trovarti tempo fa nel tuo studio e tu, come ormai molti batteristi, ahimè, hanno dovuto necessariamente crearsi un home studio dove registrare le parti di batteria per artisti che magari oltreoceano piuttosto che oltremanica
ti mandano la loro, le loro tracce e tu ci suoni sopra, quindi devi avere queste, queste conoscenze necessariamente per lavorare. Sì, proprio così. Te ne accorgi di più, cioè ci sono due cose, nel positivo è possibile, nel negativo cioè grazie a Dio che è positivo così, che tu puoi stare qui e registrare e mandare il file dove che sia. Di il handicap che stai lì da solo e non c'è quel dare e avere interazione con gli altri. Però grazie a Dio che sia possibile, perché anni fa non era dovevi avere una sala con regia, un fonico, tanto che non è possibile. È vero, ma infatti una delle mie domande era proprio questa: quando ti chiamano perché vogliono le batterie di Derek Wilson nel loro disco, ti mandano il brano e tu devi elaborarlo in un certo modo, no? In un certo senso, come elabori, soprattutto come ti poni, come ti metti nella persona che ha scritto il brano, cioè interpretare, entrare in quell'aspetto emotivo dell'artista che ha pensato un brano in un certo modo, tu devi trasformarlo e scriverlo in ritmo, in batteria, in musica. Sono tutte le possibilità, in quanto può essere una cosa molto semplice e tu devi inventare, scrivere la batteria sul brano. Può essere una batteria scritta dal computer ed è come è scritto, tu capisci che quella persona sa quello che vuole, però vuole l'acustica, vuoi che tu ci interpreti. Allora lì devi cercare di capire che cosa lasciare e che cosa metti dal tuo. Però non è, molte volte non è difficile a capire l'obbligato, sì, è palese, insomma, dove ti puoi allargare, si capisce. E poi semplicemente fai una versione, lo mandi in stereo, una versione. Se dici a me va benissimo, gli mandi il multifile. O ha da dire su qualcosa e tu lo rifai con le modifiche. Cioè, non è... Ma ovviamente questo se ti mandano la parte scritta, ma ti è mai capitato di qualcuno che ti dice guarda, io ho scritto questo, non ho proprio pensato la ritmica, fallo tu. Ah sì sì. In quel caso è più... In quel caso lo fai tu, ma sempre facendo una versione da mandare a lui in stereo. Che pensi di questa soluzione? E dicono sì o ni. Beh, un po' come stare in sala, in studio, e ti faccio sentire e te lo mando. Sì, esattamente, né più né meno. Questo, ripeto, è possibile oggi con l'internet mandare, capito, mezza mega di tracce dove ti pare. Questo è fantastico. Sì, questo sì. Se hai un tuo studio, questo sì. Cosa non deve mai mancare a questo punto in uno studio di un batterista che vuole iniziare questo tipo di attività? Perché i palchi diventano sempre più piccoli e sempre di meno, quindi bisogna iniziare a organizzarsi negli studi. Cosa non deve mancare? A parte la capacità. Cosa deve mancare? Io ho visto il tuo studio da un punto di vista della strumentazione, è grandioso. E quello che mi ha incuriosito, vabbè, ti aiuto, quello che mi ha incuriosito, tu mi hai parlato di un microfono a parete dietro le tue spalle, o ricordo male? Ah, PZM, Pressure Zone Microphone, che è montato su una piastra e il suono passa sotto, dentro così. Per aiutare la piastra e il microfono io l'ho montato su una cosa di maioliche per rendere ancora più riflettente.
Sì, che cosa non può mancare? I microfoni, scelte di microfoni. Ho tre microfoni sulla cassa, fuori a 60, no, neanche 50 centimetri, fuori dalla pelle così, e dentro. Due sul rullante, microfono singolo sui tom, timpano. Sul timpano grande c'è il microfono alla cassa, dai il corpo. Gli overhead non stanno overhead, sono spostati dietro a puntare la batteria così, in modo che il livello del microfono non è condizionato dai piatti, dei crash che si è costretto a tenere un certo livello. Invece così rientrano più tamburi nei panoramici. Quindi sono dietro le tue spalle o davanti alla batteria? Dietro, a guardare, guardano la batteria. Comunque equidistante, sempre la regola equidistante dal rullante. Le spiegazioni che fanno sempre su questi tipo Glenn Hughes, cioè la distanza tra quello che sta sopra e quello che sta là deve, è equidistante. Perciò forse quello che non può mancare è un buon microfono, perché puoi fare un'ottima batteria con tre microfoni, sì, se hai l'ambiente giusto, però non si presta a tutti i generi e comunque lascia troppe poche scelte a eventualmente chi missa il lavoro, capito? Gli deve dare anche tre microfoni sulla cassa, magari un'esagerazione, però poi decide lui quale usare e come usare, insomma. Certo, ha sicuramente più margine per lavorarci. Margine, più margine, sì. Ascolta, su che cosa stai lavorando in questo periodo, in questo momento, se puoi e se vuoi dirlo? Beh, c'è poco movimento ancora. Sto facendo il nuovo disco di Fluido, che man mano che hanno qualcosa di pronto, me la mandano. Io faccio la batteria, li mando, poi dicono va bene questo, non va bene quell'altro, rifaccio. A parte quello, ho fatto un lavoro per un ragazzo in Olanda, altro ragazzo in Danimarca, no, Danimarca, Svezia. E sto studiando. È che non si smette mai di imparare. Poi seguo tante cose in YouTube, ho visto le cose di Steve Gadd, che ha invogliato anche a me a riprendere i rudimenti. Ne parlavamo prima. Sì, proprio. Dai lezioni anche, no? Poca roba in questo periodo, forse anche un po' per il Covid, però ho avuto soddisfazione da lezioni negli anni di diversi ragazzi. E a distanza non riesci ad organizzare delle lezioni a distanza? No, in quanto tu hai visto che c'è una bella attrezzatura, però devo cambiare delle cose, se no il computer con il software che ha dentro non è in grado di lavorare con alcuni Zoom, per esempio, non è in grado di lavorarci. Perciò
tutto questo discorso di cambiare il software che mi costringe a cambiare il hardware che mi costringe, è una catena con Ben. Perciò devo trovare un modo di poter lavorare in Zoom perché voglio lavorare con la batteria. Non voglio fare lezioni su un pad, no. Comunque ringraziarti per la estrema disponibilità che hai sempre negli anni dimostrato a noi, e che io penso sia proprio la tua persona, di un'educazione veramente, di una disponibilità veramente molto molto bella. Come sai, Planet Drum compie 23 anni, quindi quello che ho ricevuto io personalmente, ma non solo io, in questi 23 anni, a prescindere da tutto quello che che abbiamo intorno e ci circonda, è aver conosciuto persone come te, che i dischi passano, le riviste passano, la musica entra nella storia, ma quello che rimane nel cuore e nella memoria sono proprio questi rapporti di stima e di amicizia che abbiamo tra le persone che si incontrano. Quindi io ti ringrazio e ricordiamo sempre i bei momenti passati, quando venivamo a vederti ai concerti, quando ci si incontrava, gli after show, e sono queste le cose che ti rimangono e ti porti nel cuore. Quindi veramente grazie e anche per tutto questo. Grazie a te. Spontaneo nei tuoi confronti. Grazie. Vero, è così. Grazie davvero ancora per essere stato qui con noi. Your solution. Your proposition, it does repulse me, has me sick.